Salve a tutti voi. In questa puntata parliamo dei costi degli infortuni sul lavoro. Formedil Emilia Romagna, che è la struttura regionale delle scuole edili, ha promosso una ricerca per capire con le aziende quali sono i costi reali di un infortunio sul lavoro. E abbiamo intervistato i curatori della ricerca e alcuni esponenti delle parti sociali. Praticamente della sicurezza non sapevo nulla, forse io per l'età, quindi non pensavo minimamente alla sicurezza, io pensavo soltanto a lavorare, la sera poi uscire e andare a divertire, non pensavo neanche che alcune cose potessero accadere a me. A quell'età si pensa sempre che le cose brutte capitano agli altri. Ero anch'io così, mai mi sarei pensato di andare a finire su una carrozzina e di cambiare la mia vita, perché la mia vita sono nato due volte in pratica. No? Anche dalla scuola nessuno mi ha detto, non mi ha mai parlato della sicurezza, a quei tempi forse non si parlava molto di queste cose. Secondo le stime dell'ILO, l'International Labour Organization, il costo economico degli oltre 260 milioni di infortuni sul lavoro e dei 160 milioni di malattie professionali che ogni anno si verificano nel mondo è pari a 1.000 miliardi di dollari, circa quindi il 4% del prodotto interno lordo. Le stime per l'Europa, realizzate dall'EU-OSHA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro, parlano circa di 200-300 miliardi di euro, pari quindi al 3-4% del PIL. Mentre per l'Italia, secondo le stime INAIL, il danno economico causato da infortuni e malattie professionali sarebbe pari quasi a 48 miliardi di euro, sempre corrispondenti grosso modo a un PIL del 3-4%. I risultati di una recente ricerca condotta dall'ISSA, l'International Social Security Association, su un campione internazionale di aziende, indicano come ogni euro speso in prevenzione assicura in media un ritorno economico pari a circa 2,2 euro, mentre ogni euro speso in formazione ha un ritorno economico di 4,5 euro. Come Formedil abbiamo aderito molto volentieri a questa iniziativa assieme a un nuovo Acquasco per partecipare a questo bando del Ministero del Lavoro su una ricerca molto particolare, la ricerca dei costi della non sicurezza. Come ente bilaterale che si occupa di formazione in tutta la regione, già da tempo ci occupiamo soprattutto del campo della sicurezza ma anche nel campo della qualificazione del nostro personale, perché è l'unico patrimonio che le nostre imprese hanno e che vogliono tutelare. Questa ricerca in particolare è completamente diversa dalle altre, ma studia quali sono gli effetti negativi della non sicurezza. Le nostre imprese troppe volte soffrono di questa difficoltà che durante gli eventi purtroppo tragici dei cantieri hanno l'ultimo pensiero che possono avere, oltre alla tristezza dell'evento in sé, ma è pensare quali sono i costi che ne derivano. E i costi, purtroppo, da questa ricerca emerge che sono molto alti. Giovanni Falbo era un ragazzo che faceva l'operaio edile,
Un ragazzo che ha abbandonato la scuola precocemente, non ha finito gli studi per andare a lavorare. Lui ha cominciato a 15 anni. La scuola non gli piaceva e gli piaceva il più divertimento e allora ha incominciato a lavorare per essere più autonomo. Lui aveva iniziato come in bianchino ed era gli piaceva farlo. Gli piaceva tanto il suo lavoro, sì, sì. Il lavoro che faceva Giovanni gli piaceva veramente tanto, sì. Ben apprezzato nel lavoro, cioè sapevo che dopo pochi anni era già diventato capocantiere, quindi era uno abbastanza anche con la testa sulle spalle, si era affidato questo ruolo nel suo lavoro. È capitato su una piattaforma elevatrice per tagliare i rami di un albero. E vicino a quest'albero c'erano i fili dell'alta tensione che erano stati scollegati dalla corrente. Ed è rimasto fulminato. Progetto Seccante è un progetto che indaga i costi della non sicurezza nel settore delle costruzioni. È un progetto finanziato con fondi ministeriali e realizzato da Formedil Emilia Romagna e Nuova Quasco. Abbiamo indagato quelli che sono i costi di natura assicurativa e di altra natura per il settore e le dimensioni che questi assumono sono estremamente corpose, fino ad arrivare all'ordine degli 8 miliardi di euro e anche superarli. In verità però solo una parte di questi costi sono sopportati dal sistema delle imprese e nel dialogo con le imprese occorre essere molto realistici e affrontare con loro quali sono i costi e i benefici che si possono ottenere con le azioni di prevenzione. Noi siamo abituati a reagire alla sicurezza in presenza di paura, ma l'abitudine, la routine elimina questo fattore che è biologico. La concezione che deve essere diffusa, sviluppata è che la sicurezza non la fa solo il datore di lavoro o solo il lavoratore, si fa tutti insieme. C'è invece una disattenzione e una disabitudine alla sicurezza. In realtà le cose si sanno ma non si applicano. Mi ricordo bene che era un'altezza di circa 60 metri, insomma. Mi è girata la testa, non vedevo niente e se cadevo da quell'altezza non ero più. I dati quindi potranno essere utilizzati sia per prendere consapevolezza del problema e sia per prendere delle decisioni di carattere organizzativo per riposizionarsi e migliorare i propri parametri in una logica di miglioramento permanente che può avere effetti positivi nella riduzione dei premi INEL ma che ha soprattutto effetti positivi nella migliore organizzazione del lavoro e nella riduzione di costi organizzativi. Per fare questo abbiamo attivato diverse linee di ricerca, una sul sistema delle imprese, una con i coordinatori della sicurezza sul sistema cantieristico, una in particolare sul fronte assicurativo sia in relazione a INEL sia all'attività di che svolgono assicurazioni privati sul fronte delle polizze infortunistiche e della responsabilità civile sia verso i dipendenti che verso terzi. Sono tutte indagini che si basano su dati nuovi, se vogliamo parziali, perché non sempre i campioni sono statisticamente rappresentativi, ma generano risultati da sondaggi che sono veramente realizzati sul territorio, quindi rispondenti alle realtà operative in Emilia-Romagna e in molti casi che si realizzano per la prima volta. Io lavoravo su un tetto e adesso mi ricordo che è stata un po' una congestione e dicono che forse ho perso i sensi e sono caduto lo stetto, ecco, non avevo la sicurezza in quel momento a portata di mano. La botta è stata sia alla colonna dorsale che alla testa, per cui ho perso conoscenza, c'è stato un soccorso, visto la mia condizione che era paraplegia, mi hanno trasferito al CTO di Milano e sono stato lì per 8 mesi, ecco. Piano piano ho incominciato a svegliarmi e rendermi conto che le mie gambe non rispondevano più ai comandi, no? A quello che volevo dire, scendo giù dal letto la gamba non scendeva, rimaneva lì. All'inizio della trasmissione avete ascoltato alcuni dati che fanno riferimento alle stime a livello nazionale e internazionale relative ai costi della non sicurezza. Sono valori che, come dicevamo, sono estremamente ingenti. Con la ricerca noi abbiamo effettivamente verificato come possono essere calcolate quelle stime. Il problema è
che quel tipo di costo, che è molto importante socialmente, viene ripartito in modo molto differente sulle varie componenti del settore e sulle componenti della società nel suo complesso. Mi riferisco ad esempio ai costi che gravano sul sistema sanitario nazionale. Nel dialogo che noi abbiamo costruito con gli operatori della filiera abbiamo quindi concentrato la nostra attenzione su quelli che sono invece i costi che sopporta il settore in modo diretto e indiretto. E quindi le tavole di riferimento cercano di dare evidenza e parametri con le quali il sistema delle imprese e il settore si possono confrontare per fare meglio la loro parte a favore della sicurezza nel settore. In caso di infortunio che non comporti una particolare gravità, tutto si chiuderà attraverso la comunicazione all'INAIL. Se invece l'infortunio è grave, scatta tutto un meccanismo molto più complesso. Vengono coinvolte le forze dell'ordine e viene data notizia dell'infortunio alla Procura della Repubblica. Procura della Repubblica che aprirà un fascicolo per lesioni oppure per, nel caso diciamo di morte, per omicidio colposo. In questo caso ovviamente ci saranno, come si diceva, delle indagini, e queste indagini si potranno chiudere o con un rinvio di giudizio oppure qualora il pubblico ministero dovesse rilevare che non c'è responsabilità, con un'archiviazione. Ovviamente qualora si dovesse procedere con un rinvio a giudizio, si potranno costituire parti civili che potranno essere il diretto interessato, potranno essere i familiari, potranno addirittura essere anche degli enti cosiddetti esponenziali, quali sindacati. Chi fa da committente rispetto a un lavoro non è esentato da responsabilità rispetto alla scelta di chi poi dovrà fare operativamente il lavoro stesso. Ecco, questo è molto importante che il committente se lo ricordi, per evitare che poi sia la cosiddetta giurisprudenza consolidata a mettere il committente davanti a dei fatti compiuti. E giurisprudenza consolidata vuol dire che ci deve essere un giudizio di primo grado, un giudizio di secondo grado, qualche volta la Cassazione, quindi noi arriveremo a scoprire fra 20 anni, pagando dei costi naturalmente elevatissimi, che una scelta sbagliata o diciamo la scelta di una impresa che non era così adeguatamente strutturata per svolgere un certo tipo di lavoro, ebbene, ci porta dei danni notevolissimi. Nel momento in cui si ha un infortunio,
Intervengono enti quali l'INAIL, enti di patronato, e qualora non si arrivasse ad un indennizzo o ad un risarcimento ritenuto idoneo, cioè, vi è tutta la fase, diciamo, giudiziaria. Questo in ambito civile. In ambito penale, ovviamente, se si hanno degli infortuni molto gravi, scatta il sistema penale. L'infortunio è capitato in un attimo. Mi sono rotto più o meno tutto quello che potevo rompermi. Sono rimasto scioccato quando mi hanno detto che non avrei potuto lavorare per 5 mesi. In ditta hanno fatto salti mortali per sostituirmi. Dopo la 4ª operazione ero a pezzi anche coi nervi. Solo allora è iniziata la riabilitazione. Oltre a grandi sofferenze, gli infortuni causano anche costi elevati. Migliorate la sicurezza. Le spese possono di risarcimento possono andare da 2.000 euro fino anche a 180.000 euro, quindi significa che qualora nel caso l'impresa, specialmente se l'impresa è un'impresa piccola, dovesse diciamo essere coinvolta in un infortunio di questo genere, potrebbe addirittura, oltre che socialmente creare un danno al proprio lavoratore e alla famiglia, perché bisogna anche tenere presente che dietro ad ogni lavoratore vi è una famiglia con tutta una serie di esigenze e tutta una serie di ulteriori danni di tipo psicologico e successivi, diciamo, all'infortunio. Quindi un'impresa, qualora dovesse incappare, diciamo, usiamo questo termine, in un infortunio di questo genere, se non organizzata e se non grossa, potrebbe anche rischiare di dover chiudere la propria attività. In Italia ogni anno troppe persone perdono la vita sul posto di lavoro o restano invalide. Ogni giorno si verificano incidenti spesso mortali. Ogni norma di sicurezza è fondamentale per evitarli. Usare la testa si deve, evitare la croce si può. La sicurezza è un dovere assoluto, un diritto intoccabile. Ancora oggi gli infortuni sul lavoro sono tanti, troppi. Ci sono lavoratori che perdono la vita o rimangono gravemente infortunati. Ci sono famiglie che ne sopportano le conseguenze. È necessario fare più investimenti, è necessario fare della formazione. Il sindacato si batte da sempre per questo. E il sistema bilaterale edile continua a fare investimento sulla formazione e sulla sicurezza, e da questo punto di vista l'impegno di Formedil è stato notevole in questi anni. Con il progetto Secante noi abbiamo voluto aggiungere un altro elemento, e cioè l'elemento di quanto costa alle imprese la mancata sicurezza, e cioè cominciare a far considerare non solo un obbligo civile e morale il rispetto della sicurezza nei cantieri, nei luoghi di lavoro, ma anche un investimento economico, perché è evidente che le conseguenze degli infortuni, oltre ad avere un impatto sulla vita delle persone, delle famiglie, hanno spesso anche delle conseguenze nefaste nei confronti delle imprese e quindi anche dei livelli occupazionali. Per questa ragione il progetto Secante si è proposto di provare a quantificare con, diciamo, il giusto beneficio di inventario, quantificare il costo della mancata sicurezza. Per chi è interessato a approfondire questi temi può consultare i dati che mettiamo a disposizione sul sito della Regione Emilia-Romagna che vedete in sovraimpressione. Lì è possibile consultare sia i lucidi delle principali relazioni che si sono tenute nelle iniziative convegnistiche di presentazione. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata che ha analizzato i costi degli infortuni sul lavoro.